get up! Wake up! Tickle, tickle, ting-a-ling, tickle, tickle, ting-a-ling. What's the time? What's the time? The short hand is at 8, the long hand is at 12. It's 8 o'clock. It's 8 o'clock. Time for lunch! I'm hungry! Time to play! Let's go outside! Buongiorno, anche oggi vi auguriamo buona giornata dalle Lune Fitness, allenamento ad un passo dal mare con Rolando Bernal e con Amira, bravissima nel Muay Thai, è la disciplina che abbiamo trattato in questi giorni in versione baby, oggi ultimo appuntamento con il Muay Thai, il gioco si fa duro perché Amira sotto le indicazioni del maestro Rolando si dedica al sacco. Buongiorno Rolando. Oh, ciao. Allora, Lilia, dicevamo, come stai? Tutto bene? Bene, tu stai bene? Bene, bene, la grande, grazie. Il Muay Thai tiene in forma, lo diciamo. Molto, molto. Allora, stavamo dicendo che è un po' più duro oggi il lavoro di Amira? Beh, andiamo un pochino a entrare sulla disciplina in sé. La Muay Thai è conosciuta come l'arte delle 8 arti perché usa pugni, e gomitate, e ginocchiate e calci, quindi è molto piena e soprattutto è tra le discipline di difesa personale più efficaci oggi al mondo. Quindi adesso, visto che non possiamo fare contatto perché è una disciplina di contatto, stiamo usufruendo del nostro amico il sacco che ci aiuta molto nell'allenamento. Adesso Mire sta facendo quello che chiamiamo una combinazione di colpi, che sono i colpi delle braccia, il middle kick, che è un bellissimo calcio, per poi finire con la ginocchiata. Vai Amira, jab, vai, no, diritto, vai, diritto, gancio, calcio, ginocchio, boom, in guardia, vai, continua, forza, ecco, bravissima, molto bene, ancora, vai. Bravissima, mantieni la guardia, vai. Brava, ancora. Brava, vai, ancora. Bravissima, Mira, così esile, riesce a dare dei colpi tanto decisi. Quindi il Muay Thai è anche lavoro mentale molto. Va a regalare controllo, controllo, autocontrollo. Autocontrollo e poter, il bambino già da piccolo può sapere, può conoscere la sua forza, la sua potenza e poter gestirla nei migliori dei casi. Devo aggiungere una cosa molto importante, questa disciplina non fa i bambini aggressivi, ma tutto il contrario, li fa rispettare gli amici, li fa rispettare tutti gli altri e quindi, anzi, Amira è una bambina dolcissima e sempre molto protettiva anche con i bambini più piccoli di lei, quindi è molto bello anche come disciplina, ecco. Domanda da profana, lei calcia a piedi nudi, da pugni a mani nude, non fa male? Beh, visto che questo è un sacco molto leggero, la Muay Thai nasce con le mani nude, i piedi nudi. Ci sono delle protezioni quando ci si va a fare un lavoro molto più intenso di questo, che sarebbero le fasce, i guantoni, i paratibie e delle attrezzature che vanno a assicurare un pochino la sicurezza fisica del bambino o anche degli adulti. In questo caso Amira è molto forte e anche allenata e sta andando molto bene con il suo allenamento, ecco. Grazie a Rolando Bernal, grazie ad Amira, grazie per averci accompagnati insieme al piccolo Michele in questa prima fase della settimana con le loro dimostrazioni di Muay Thai. E a proposito di Muay Thai Baby, vediamo che cosa succede qui il pomeriggio con i bambini e questa amata disciplina orientale. Vai Carla! Okay.
cambiamo decisamente argomento. Chi ha detto che le tisane sono soltanto invernali? Vi dimostriamo che possono essere gustate anche in estate con il nostro nutrizionista. A tra poco su Buongiorno Fitness. Time to get up! Wake up! Il nostro mercoledì mattina continua al caffè a tè nelle dune, dove ci aspetta una serie di pregiati tè con le rispettive qualità nutrizionali. Ed ecco i tè, ma anche le tisane, insieme al nostro nutrizionista, il dottore Emilio. Buongiorno. Vitti. Buongiorno. Sono tante le varietà di tè e tisane? Sì. Di tè fondamentalmente ce ne sono molti tipi, tra i più importanti ricordiamo comunque il tè verde, il tè nero e il tè bianco. Il tè verde appunto prende il nome dalla colorazione della propria foglia che non subisce ossidazione, allo stesso modo il tè nero prende il nome dall'omonima foglia che invece risulta essere molto ossidata. Il tè bianco al contrario è preso da una parte particolare della pianta, ovvero dalle foglioline che ancora non si sono schiuse e prevederanno una lavorazione molto più delicata e diversa dagli altri. Per quanto riguarda le tisane, diciamo che un po' tutte le foglie, i frutti e le piante possono diventare tisana a seconda del beneficio che poi si ne vuole trarre. Quali sono i vantaggi del tè e delle tisane? Allora, per quanto riguarda il tè verde è ricco di antiossidanti, è ricco di sali minerali ed è molto importante anche per la sua azione drenante, in quanto all'interno contiene caffeina. Per il tè nero invece ricordiamo l'azione drenante perché anch'esso contiene caffeina, ma essendo la foglia appunto ossidata perde altri notevoli benefici. Il tè bianco invece è quel tè che contiene meno caffeina rispetto agli altri, quindi non ha un'azione drenante, ma può essere preso a qualsiasi ora del giorno, anche della sera, perché appunto avendo meno caffeina non dà problemi con l'insonnia. Per quanto riguarda le tisane, basta scegliere cosa voler bere e poi c'è un'infinità di benefici perché passiamo dal drenante al calmante, alla tisana depurativa, alla tisana ricca di antiossidanti e quindi rigeneratrice della pelle. C'è l'imbarazzo della scelta, diciamo. Per poter avvantaggiarsi di questi effetti bisogna berle con continuità? Preferibilmente sì, in particolare la tisana che fondamentalmente apporta la stessa idratazione dell'acqua, che appunto è l'ingrediente di base, però con un pizzico di gusto in più, quindi è anche piacevole in tutte le stagioni. Lo zucchero dà sapore in più, però non è proprio salutare. Non è il massimo per dolcificare, bene magari utilizzare uno zucchero di canna o ancora meglio il miele. Tra l'altro adesso in estate con l'aggiunta di ghiaccio possiamo anche consumare dei tè e delle tisane piacevolmente anche sul terrazzo di sera o al bar con gli amici. Ecco, sfatiamo questa immagine soprattutto della tisana invernale calda, quindi può essere gustosa e anche consumata fredda. Assolutamente sì, i benefici sono gli stessi, rimangono intatti, c'è solo l'aggiunta del ghiaccio, quindi ulteriore idratazione. E un po' di limone eventualmente? Sì, anche un po' di zenzero volendo. E abbiamo così completato la nostra carrellata su tisane e tè e per oggi noi ci salutiamo, vi ringraziamo per averci seguiti, grazie al dottor Emilio Venditti, domani cambieremo location insieme al nostro tecnico Alberto Capo che ringraziamo, quindi vi aspettiamo a domani, giovedì, a Buongiorno Fitness, vi auguriamo una serena giornata, ciao! Buona giornata! Time to get up! Wake up!